Bentornati a Resident Evil Revelations 2, anche questa forse sarà una delle ultime volte perché pensavo che magari questa serie sta cominciando a diventare noiosa e quindi questo sarà non l'ultimo episodio ma uno degli ultimi e invece di continuare con un altro episodio dopo questo video molto probabilmente farò un video di un altro gioco che devo ancora vedere bene quale fare. Comunque, concentriamoci dove siamo ora. Ora dobbiamo praticamente far fuori sto bestione enorme che te one shotta. E dobbiamo portare dietro sto generatore. Sembra una cazzata, ma non lo è perché questo praticamente non. Come avete visto anche nell'altro video, per buttarlo giù ci vuole 20 anni e come detto one shotta. Ed è resistente quanto la merda, quindi niente. È bellissimo, è veramente bello. Anche a munizioni stavo messi un po' di merda. Però. Ecco, l'importante è beccare quel punto arancione. Noi non lo stiamo facendo. Ecco, questo è l'attacco che è un one shot. Da 3, 2, 1. Eccolo. Quell'attacco lì è un one shot. Quindi dobbiamo cercare in tutti i modi di non farci prendere. Sembra più difficile di quello che pensavamo. Non ho più una munizione. Ok, allora, craftiamo. Ah, Natalia c'ha due bombe, ce le passiamo. Due Molotov e una bomba esplosiva. Vai col 4 luglio. Boom. Eccolo qua per terra. Muori, muori, muori. Invece no. Allora, adesso fra 2 secondi andiamo belli dei Molotov. Li facciamo vedere chi comanda. Intanto il sortiglio tipo attraversa gli oggetti. Bello. Sentite la sua carne come stenta nel camminare. Tra poco non lo faremo camminare più. Tentativo di risata malefica è andato male. Perfetto. Allora. Il nemico è giù. Quindi ora ci ristoriamo un pochino. Abbiamo trovato addirittura 5 munizioni, wow. E adesso che cazzo dobbiamo fare? Ah, ok, il generatore, sì. Dobbiamo portarlo lì. Questa è l'ultima parte della missione che dicevo che era lunghissima, mi ci sono avuto le ore che nell'altro video ho tagliato. Come avevo detto. E dovremmo ora salire. E la madonna. Giusto per attirare qualche zombie in più. Adesso Barry insegnerà a ballare il valzer a Moira. A Moira, a Natalia, volevo dire. Come si cominciano a mischiare i personaggi. Mattoncino. Mattone su E mattone, adesso? penso una grande casa. Continuiamo così. Tra un po' avremo quella strega in pugno. Un piede di Natalia che passa attraverso i rami. Questo è un altro mattone, mi sa sì. Ora non lo prendiamo. Tiè, va che tramonto, figa. Cos'è, un villaggio abbandonato? Ah, sì, questo è un villaggio abbandonato.
prossimo episodio di Revelations 2? La mia vita è stata un preludio a questo. La mia vera nascita. Ovunque sia andata, possiamo acciuffarla. Bella uscita di sicurezza nel cazzo! Giù in basso. Credo che la troveremo lì. È ora di incontrare la causa di tutto. Morirai, bambina. Corri! Trattieni il respiro il più a lungo possibile. Meglio non respirare questa porcheria. Ok. Nel caso fossimo poco confusi, adesso siamo ancora più confusi grazie alla trama che comincia ad essere sempre più incomprensibile, sia anche ai miei tagli che si dirà, diciamo, l'hanno fatto un po' schifo ultimamente, ma vabbè. Adesso quando mi prenderò questa pausa di riflessione, diciamo, magari i nostri video miglioreranno. Non vedo l'ora, sai, di cercare un altro gioco da fare. Adesso ce l'ho in mente uno, ma non so se viene bene la registrazione della storia, perché è una storia tanto breve. Poi è un gioco che te prende tanto, quindi magari non riuscirò neanche a registrare. Mentre con questo, sì, ovvio, te prende tanto, però sai, anche il fatto che spesso muori e tutto, tutte queste pause tipo questa, ecco, devi togliere il rinculo a una, metti il 2 il livello 2, poi metti l'1 a un fucile più grosso, cioè tutte queste pause davano una mano alla registrazione. Invece il gioco che ho in mente, che sarà una sorpresa, tutte queste pause non ce le ha, anzi è abbastanza frenetico, quindi non so come verranno bene le registrazioni. In caso, se non avessi niente da fare, molto probabilmente il nostro canale si fermerà per qualche settimana per poi ricominciare di nuovo con Resident Evil. Sicuramente per almeno per la fine a scuola un video, almeno uno, ma sicuramente ne avrete più, ce l'avrete qua nel canale. Molto probabilmente farò come a Natale, che dicevo che non avrei caricato niente, e poi nella vicina di Natale ho caricato due video diversi, non lo so. Ok. Bisogna dire che con tutto il fatto che sto discorrendo praticamente non so che cazzo devo fare. Allora, dobbiamo attivare il sistema di ventilazione per togliere il gas, se ho capito bene, no? Perfetto, questo è il gas. D'altronde è anche quello che si è visto nell'introduzione alla seconda parte di questo video. Al quinto, no, cazzo dico, al quarto episodio, siamo al quarto episodio, l'ultimo del gioco. Ma più o meno si era capito che questo doveva essere l'ultimo. Headshot. Quasi. Headshot 1. Headshot 2. Headshot 3. Headshot 1. Headshot 2. E vabbè, poi mira. Boom, headshot. La mia mira per gli headshot sta diventando qualcosa di inguardabile. Una mancanza di Destiny sta creando ciò. Poi ogni tanto ci gioco a Destiny. Solo raga, che cacchio avrei sceso su Destiny, partito online. Non è che faccio sto gran figurone di solito. Ok, abbiamo fatto. Ora abbiamo 4 vie. Proviamo questa, no, 3, quante ne ho viste prima, non mi ricordo. Proviamo questa. Oh raga, non so se stai sentendo questo oh mamma mia, perché mi partono le T che diventano D? Sentendo questo video con le cuffie, ma cioè, senti me Natalia che mi tossisce sull'orecchio destro, fa tipo cioè mi viene voglia di scansarmi, tipo. Cioè tutto sta cazzato per 500 punti bonus, minchia voi. Cioè con 500 punti bonus non ci prendi neanche il premio di merda. Vabbè. Adesso invece mi tossisce sul sinistro, ovviamente. Cambia la posizione delle cuffie dell'orecchio a seconda di dove si trova Natalia. Capitano ovvio. Oh la madonna.
Ok, non so voi, ma sto zombie mi ha fatto prendere un infartino, però di quelli che te vengono dopo, cioè il tuo occhio vede, ma la tua anima non ha realizzato. Vabbè, due colpi ed è andato fuori. Saliamo, che sennò qui ci rimaniamo. Dankeschön. Quindi c'è rimasta solo quella porta. Qui adesso siamo venuti, se non sbaglio. Abbiamo anche questa, passiamo qui. Qui mi sembra stato stavo prima. No, non può essere. Ok. Oh, un altro carro. Aspetta, c'è un nemico, mi conviene? Vediamo se c'è qualcosa di meno pericoloso. Anche perché su Resident Evil tante volte, soprattutto su questo, anzi solo su questo, tra i due che ho provato. Cioè, dove ci sta il nemico, l'89% delle volte è soltanto un vicolo cieco fatto apposta soltanto per farti da peccati. Però, in questo caso sembra che dobbiamo andare proprio lì. Quindi adesso un attimo respiriamo. Inspira. Espira. Ok. Andiamo. Non sarà morto di sicuro. E infatti. Ma voglio dire, se c'è la debolezza, perché l'80% delle volte questi mostri c'è una debolezza sulle gambe, no? Io ti lancio una bomba sulle gambe, ecco. Infatti, gamba sinistra, se non sbaglio. Cioè, dico, no? Cioè, vai giù. Vai giù e non rompere le palle. Qui stiamo per fare una finaccia. Oddio, non vedo più niente. Oddio, non vedo più niente. Oddio, non vedo più niente. Aia, aia. Natalia, dammi una mano. Che cosa è successo?